spiegazione qui, 23 per 43. Questa moltiplicazione ha una piccola complicazione che noi andiamo subito a risolvere. La prima cosa che dobbiamo fare è stabilire qual è la prima cifra del risultato e sarà 2 per 4. 2 per 4 è uguale 8. E poi vado a fare l'ultima cifra, a calcolare l'ultima cifra del numero risultato e sarà 3 per 3 che è uguale 9. Come al solito qui lascio uno spazio per dire adesso calcolo la cifra centrale. Nella cifra centrale, come al solito, vado a fare gli estremi e quindi vado a fare 2 per 3 che è uguale a 6 e poi faccio la moltiplicazione invece 3 per 4 che è uguale a 12, quindi 6 più 12. Questa volta mi viene un numero più grande di 10, infatti il risultato sarà 18. Come lo metto adesso 18 qui? Ecco qui adesso ricordati.